Ciao ragazze e ragazze, allora vi mostro dei rossetti nuovi, lip gloss intanto. Allora, uno è del W7, chiamatelo come volete, io lo chiamo così, ed è questa, vedete, non sono testati sugli animali, è questo colore, un nude molto carino. Si pigia qua. Io l'ho acquistato in quel negozio Primor. Vedete che bello? Anche la profumazione è ottima. E questo è praticamente molto molto bello. Assomigliano a quelli di Nabla. Sapete che adesso c'è questa tendenza di farli rimpolpanti, diciamo. L'altro è sempre di no, sempre niente di Disney, di Catrice, però questo rossetto che è il numero 020, avevo l'altra colorazione, sono riuscita da Primor trovare che è questa la colorazione. Sapete bene che io adoro questo colore, sono molto scriventi ed economici, belli. Poi ho acquistato di Revolution l'altra colorazione perché ce n'erano di diverse. Io ho preso quella chiara, che è questa, e poi le altre due che vi ho mostrato. Poi ce n'era una molto molto scura che io non prediligo per il momento soprattutto. E queste sono ottime secondo me. Sempre di Catrice, poi passo ancora ai rossetti. Ho acquistato questa palette perché è stra meravigliosa, stra del viso, c'è il suo specchione e questa. Poi per il prezzo che ha è bellissima. Questo illuminante è una cosa mega che applico subito per mostrarvelo, che io amo alla follia. Infatti questa palette la tengo in borsa perché sa estremamente di moi o di cocco, non penso l'altro che vi ho detto, non mi ricordo, ci sarà anche scritto, ma come al solito io non vedo niente. Comunque fantastica ragazzi, c'è poco da dire, chi non l'avesse ancora presa e la riesce a trovare, questa è veramente bella, merita proprio di essere acquistata. Poi gli altri rossetti, cerco di, sono dell'Oreal e sono super super belli, uno è 602, l'altro è 200. Il 200 è questa colorazione, mamma mia che è molto bella. E questa abbiamo detto che è il 200, mentre l'altra è il 602, che è altrettanto stratosferico, l'ho usato già perché mi piace tantissimo. È sul rosato. Allora, proseguo con questo che è della Revolution, è bomb. E perché è economico ed è super top. Guardate la bellezza. Ce n'è tantissimi. E oggi lo voglio proprio applicare qua.
molto molto bello, molto. Allora, passiamo al make up. Comunque Revolution ha dei prezzi ottimi e qualità super, quindi. Allora, volevo, ricordate questa, molto carina, e vabbè, questa non potete non ricordarla perché la nomino ormai sempre. Volevo applicare un po' di questo, del grigio, vediamo cosa fare. Mi avevate chiesto di farvi un tutorial con questa, ancora completamente con quella, non mi sento di farlo. Portate pazienza, ma vi accontenterò. Allora, volevo prendere. Provo questo rosino. Provo, perché lo applico verso. Il centro. Sono molto borrosi e scriventi questi. Ma già ve l'ho detto. Sa che oggi mi va di toccarmi sul rosa marroncino. Sto prendendo un po' di questo. Lo sfumo qua. I capelli, che belli. Sfumo. Poco alla volta. Ho il vizio di portarla prima là. Molto delicato. Prendo quello un po' più vivo e vado così. Molto carina. Prendo anche un pochino di questo, si può definire arancio, e lo metto qua. Adesso faccio una cosa un po' strana. Prendo un po' di questo grigio. Provo, poi non è detto che ci stia anche bene. Boh. E lo picchietto qua. Sto guardando che Dio ci aiuti, ma vero, che Dio ci aiuti. L'episodio 7, la serie 7, l'episodio 7, sì. Molto carino. Allora, le fanno la sera, pomeriggio 18, così. Rientro bene o male, traffico permettendo, e poi la replica verso quest'ora, 10:45, così circa. Ecco, io sto continuando con questo, il grigio che vi ho mostrato prima, in modo che pian piano. Ok. Devo applicare un attimo un po' il grigino sopra, qua, che è questo.
risulta molto fine. Bello, eh? Poi prendiamo quel pennellino piccolo, questo, per creare il punto luce. C'è il, come si dice, questo che vedete, il glitter, lo vedevo muoversi, ho detto, oh, che fa, che fa? Allora, prendo un po' di questo, anche questa palette merita. E vediamo di metterla qua. Bello. Molto molto carino. Qua sotto. Questi giorni continuo a lavare, lavare. Cambio un po'. Questa settimana tolgo il piumone. Il piumino non è piumone. Super. Vabbè. Prendo lo stesso grigio e lo vado a portare qua sotto. Quindi, perché fa? Anche se c'è stato il temporale, piuttosto tanto questa notte e questa mattina, però il caldo ormai c'è. In settimana penso di toglierlo. Adesso non ancora perché mi sono alleggerita come camicia da notte. Quindi proviamo così. Poi semmai. Ok, prendo appena appena quello più scuro che dopo vi mostro e lo porto qua. Che non è nero, ma è bello scuro, antracite, bello scuro. In modo che. Ed è questo con i glitterini, vedete? È antracite. È bellissimo. Anna, abbiamo capito, stai calma. Ok. Un pochino anche mi faccio notare la scrivenza di questo. Guardate, l'ho solo sfiorato di questo ombretto. Sapete che mi piace proprio questo glitterino qua? Bene, passiamo alla matita nera che ho messo da qualche parte. Oh, cos'è questa cosa? Scusate. Oh, ma allora c'è una sorta di pelucco. Allora, un po' paura perché se non l'ho tolto mi va nell'occhio e non è che mi sembra sia il caso, no?
mettiamo tanto mascara. Ieri ho fatto due lavatrici, oggi altre due. Voi, anche voi, in questo periodo, insomma, poi. Facciamo asciugare un attimo, poi un'altra passata. E voilà, un pochettino di più sulle punte. Questo mascara adorabile. Allora, volevo mettere un po' di questo. Poi ce n'era un'altra, ma a me era piaciuta questa. Non ho messo blush oggi, solo terra. Ok. Molto molto carina, se notate. Mettiamo ancora un pochettino di monoil, questa profumazione è proprio monoil, non è cocco, è monoil, buonissimo, estate, grida estate, proprio buona buona. Bene ragazze mie, io ho terminato il make up, spero vi sia piaciuto e vi mando un bacione. Ciao.